Ciao amici, oggi vi portiamo al Tempio di Baladier e l'eremo di Santa Maria in Frassaxa. Un luogo mistico tra i più spettacolari delle Marche. La natura qui fa da cornice a due magnifiche strutture create dall'uomo ed il risultato è un quadro che vi lascerà a bocca aperta. Il tempio e l'eremo sorgono incastonati tra la solida montagna e il rigoglioso bosco del Monte Frassassi. Ci troviamo a Genga, all'interno del parco regionale della Gola della Rossa, in provincia di Ancona. Si parcheggia lungo la strada della Gola di Frassassi. Per raggiungerli occorre fare un breve percorso di circa 800 metri in salita. Un sentiero agevole perché lastricato, ma impegnativo per via dei 300 metri di dislivello. Lungo il sentiero sono disposte le 14 stazioni della Via Crucis. Arrivati in cima si oltrepassa un grande cancello e si scopre uno spettacolo unico che toglie il respiro. Il Tempio Baladier fu costruito nel 1828 a ridosso di un'enorme grotta per volere di Papa Leone XII, su disegno dell'architetto Giuseppe Baladier. La struttura architettonica è a forma ottagonale in stile neoclassico, caratterizzata da linee e forme semplici e armoniose. Il tempio è in conci di travertino bianco e sormontato da una grande cupola rivestita a piombo di colore scuro che sfiora la roccia del soffitto della grotta. Entrando si viene accolti in una graziosa sala, impreziosita da un elegante altare in alabastro. La poca luce rende l'ambiente sommesso e mistico. Al centro dell'altare spicca una scultura raffigurante la Vergine col bambino, una bella copia perché l'originale attribuito al maestro Antonio Canova, in marmo bianco di Carrara e finemente scolpito, viene custodito al Museo di Genga. Accanto al Tempio Baladier sorge l'eremo di Santa Maria in Frassaxa. Dimora delle monache di clausura benedettine che dal 1029 abitavano sul vicino monte. La struttura, in semplice pietra, è in parte scavata nella parete dell'antro roccioso. All'interno un piccolo altare sostiene la scultura in pietra della Madonna col bambino. Un luogo sacro venerato da tanti pellegrini. Una manifestazione unica al mondo che si tiene in questi luoghi è il presepe vivente di Genga. Ne abbiamo parlato in Amarche, trovi il link in descrizione. La zona di Genga e Frassassi racchiude alcune magnifiche bellezze naturali e storiche protette e valorizzate dal Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frassassi. Spettacolari scorci tra canyon e montagne,
una preziosa biodiversità di flora e fauna, e le imperdibili grotte di Frassassi. Per maggiori informazioni trovi il link in descrizione. Se ti è piaciuto questo video, lascia un mi piace. Seguici per scoprire le bellezze delle Marche. Attiva la campanellina per essere aggiornato sui nuovi video. A marche.it